Buonasera dal Millennium, quarti di finale di Coppa Calciotto. Si sfidano Ottica Esposito contro Fuorigrotta All Stars. Ancora Mazzocchi dalla bandierina, cross al centro, il colpo di testa di Gallo, la respinta di Mangini e Mazzocchi. Sale Antonio Trito, prova addirittura la conclusione. Lancio lungo di Amato, occhio a Gallo che è scappato dalle spalle di Zampella. Gallo in pallonetto! Ancora Giuseppe Gallo, si divora il gol del vantaggio. Occhio perché Moschini intercetta questo pallone, si mette davanti a Raghiglia, ancora Moschini, arriva sul fondo, mette il cross al centro, il colpo di testa! E finalmente Giuseppe Gallo la butta dentro, 1-0 Fuorigrotta. Già battuto il fondo, Papi, lancio filtrante, occhio perché Zampella buca clamorosamente l'intervento, uno contro uno col portiere! E qui stavolta è Moschini che si è divorato, il gol del 2-0. Già battuto il calcio di punizione, Raghiglio, zona centrale, può calciare, Raghiglio! Sinfarosa! C'è Mazzocchi che intercetta, l'arbitro dice che basta così, termina 1-0 per il Fuorigrotta contro l'Ottica Esposito, decide il gol di Giuseppe Gallo. Liguori, grande dribbling di Liguori, entra in rigore, fa tutto bene Liguori, colpisce il palo! E sì! Suona ancora Scognamiglio col destro, Papi col petto l'allontana, poi Cozzolino col mancino! Gol pazzesco di Cozzolino! Ottica Esposito 1, Fuorigrotta 1. Zampella col petto, con calma olimpica, poi ancora Zampella, si mette davanti, lancio lungo. Attenzione Liguori, ruba palla Liguori, zona tiro Liguori, calcio col destro! Si è divorato il gol del vantaggio, poi va giù. Attenzione, buono, passa Moschini, l'aggancia, c'è Troise su di lui, Moschini deve temporeggiare, prova ad andare da solo, mette il cross al centro, splendido! Cosa si è divorato Mazzocchi, incredibile! Antonio Trito, Ciro Papi, attenzione, buca l'intervento, Liguori, Sinfarosa para, Scognamiglio, salta tutti e Sinfarosa para ancora, incredibile! Un po' di testa di Trito, Cozzolino prova ad arrivare sul pallone, c'è invece l'altro Trito, poi Bergamo, Scognamiglio la spazza, rimessa laterale, l'arbitro dice che basta così, si va ai calci di rigore. Primo calcio di rigore, va Ciro Papi, 1-0 per Fuorigrotta. Siffa, vai! Scognamiglio. Fuori! Incredibile! Secondo calcio di rigore, Gallo sul pallone, il tiro! Rete, 2-0 per il Fuorigrotta. Secondo rigore Ottica, Liguori sul pallone, il destro! Spiazza il portiere, 1-2. Va Moschini col destro! Bellissimo il rigore di Moschini, 3-1 per il Fuorigrotta. Rigore. Va Cozzolino! La para Sinfarosa, ma il pallone uguale Trito sul pallone. Va il numero 6, Trito! Quarto gol del Fuorigrotta. Adesso i rigori sono tutti decisivi. Va Troise. Il sinistro di Troise. Centrale, ma il rigore per il Fuorigrotta. Mauro sul pallone. Va Mauro col destro, rete! Fuorigrotta vola in semifinale battendo 5-3 l'Ottica Esposito dei calci di rigore dopo l'1-1. E adesso linea alle interviste. Buonasera dal Millennium, si è appena concluso il quarto di finale di Coppa Calciotto tra Ottica Esposito e Fuorigrotta All Stars, risultato di 1-1, poi il Fuorigrotta ha vinto 5-3 i calci di rigore. Siamo qui con Giuseppe Gallo, capitano e autore del gol del Fuorigrotta. Allora Peppe, la partita è stata davvero emozionante, siete passati in vantaggio, poi gli avversari hanno pareggiato, alla fine l'avete spuntato ai calci di rigore, a mio avviso anche meritatamente. Meritatamente sì, anche molte incomprensioni, soprattutto sulla fase del centrocampo a salire. Forse questa sera è stato molto, molto più difficile delle altre volte, anche perché era la pressione di una partita singola di sola andata, quindi... Infatti l'avete portato a casa, vi siete aggiudicati la semifinale, così vi siete aggiudicati anche la seconda semifinale, perché siete in semifinale anche in campionato. Il Fuorigrotta che a mio avviso è la sorpresa di tutte le competizioni Arend, quindi adesso però non è più una sorpresa perché siete appunto in due semifinali, ve la giocate contro chiunque adesso. Ringraziando chi ci vuole bene, la nostra squadra sì, una cosa tengo a precisare, queste vittorie, così tutto questo campionato... vanno dedicati a molti miei amici, tra cui tre, una nostra sorella Maria, un nostro amico Antonio, detto anche Ciolo, e un nostro grandissimo amico Andrea Faria. E
Bene, ringraziamo Peppe Gallo soprattutto dopo questa grande dedica. Un saluto a tutti dal Millennium, per ora è tutto. Bravo. Bravo.